Voci da Sanremo, in collaborazione con Switch On. Galleggiare di Serena Brancale, uno dei brani in gara per la categoria Nuove Proposte Sanremo 2015. Intanto benvenuta Serena. Grazie, grazie a voi. Allora, questo brano jazz, così ha illuminato il palco dell'Ariston con delle sonorità particolarissime che la tua voce ha saputo valorizzare al massimo. Allora, ti volevamo chiedere, siccome abbiamo colto un po' nella tua performance delle tracce, un po' di quella che ci ricordava Giorgia del suo primo Sanremo, ti ispiri un po' a Giorgia? Beh, Giorgia è sempre stato il mio punto di riferimento, logicamente poi col tempo ascolti anche altro, ma Giorgia è stata la mia prima cantante italiana alla quale mi sono ispirata. Per me è un onore, un grande complimento, perché è una delle poche cantanti che quando esegue un brano si emoziona. Per me la musica è questa. Sono contenta di aver lasciato comunque sul palco qualcosa che ha emozionato, perché mi sono arrivati dei feedback molto positivi. Sono dell'idea che la musica deve fare emozionare e preferisco fare emozionare che lasciare magari un ritornello che stia in radio, sia in radio e magari insomma finisce lì. Io sono dell'idea che la musica è questa, quindi contenta di aver portato Galleggiare come brano diverso, un po' con questo gusto jazz, anche se poi il jazz che cos'è, no? E jazz sì, lo studio, però Galleggiare è un po' di tutto, raccoglie un po' tutta la musica che amo e spazia dal soul soprattutto, no? Alla musica dell'anima, al funk, al blues e poi c'è anche un po' di jazz. Tra l'altro in questi giorni hai inondato i tuoi social, i tuoi canali con dei video molto simpatici, sì, che ci sono piaciuti molto, con te che in tutti i modi, con espressioni simpatiche del viso, promozionavi un po' il tuo disco. Quindi ti va di farcene uno per noi qui in diretta? Ma guarda, io in questi video che ho fatto sui social network erano soprattutto sulle interviste a ragazzi, che cosa è per te galleggiare, no? A gente più stramba, personaggi anche più persone umili, particolari, dal pescivendolo allo zio, all'amica, perché per me la musica è questa, io gioco con la musica, ma guai non fosse così. A me piace non prendermi sul serio e pensare che la musica è un gioco, e questa secondo me è un'arma importante, perché se prendi la musica con troppo impegno, con troppa serietà, poi diventa lavoro. La musica per me è questa, io ci gioco e farò sempre così. Ormai il festival sta volgendo al termine, parliamo dei tuoi prossimi progetti, che sono quelli più importanti. Un disco già uscito, quindi già disponibile. Parliamo un po' appunto di cosa è composto questo album. Guarda, questo è il mio primo disco, che si chiama Galleggiare, tra l'altro è tutta una produzione made in Puglia, di questo sono onorata. E la cosa bella è che da 3 giorni, da quando è uscito, è l'unico disco su iTunes più venduto di tutti i giovani. Perché? Perché non lo so, alla fine Galleggiare non è un brano che è stato pensato radiofonico per la radio, no? Però ha funzionato, è successa questa cosa, sì, è successa questa cosa. È un album che mi rivela appieno tutti i colori della musica che amo, tutti i generi che amo, dal funk al soul al reggae, alla musica jazz, alla musica classica. Ci sono 2 brani arrangiati per orchestra, poi tutti gli altri sono molto più pop, molto più fruibili. Dicevo, è un album che raccoglie anche tutti i colori della mia terra, è un album made in Puglia, un po' come il videoclip che è girato a Bari, registrato a Sant'Eramo, con i miei amici pugliesi, gli stessi che sono stati con me sul palco dell'Ariston, perché ho avuto questa fortuna di aver portato loro con me, che mi hanno dato tanta sicurezza e anche tanta, tanta forza. Con me la mia direttrice d'orchestra, la mia amica che ho voluto fortemente, Mimmo Campanale, Luca Lemanno, Beppe Fortunato, i ragazzi, con gli amici con i quali io suono. Quindi... E allora noi ti auguriamo non soltanto di galleggiare, ma di navigare alla grande in quello che è il mercato discografico italiano e chissà, perché no, anche quello estero, perché la tua voce effettivamente si presterebbe moltissimo. Grazie, grazie mille. In bocca al lupo, Serena. Grazie, viva il lupo, sempre.